Hai un'idea? Trasformala in impresa. Apre il 16 marzo la 15ª edizione del concorso eCapital Business Plan Competition, la competizione marchigiana che premia i migliori progetti innovativi d'impresa con 200.000 euro. Il concorso è promosso da Regione Marche, Camera di Commercio di Ancona, Università Politecnica delle Marche, Istao, Carifano e Confindustria Marche e prevede anche quest'anno un montepremi di 200.000 euro per le start-up, finanziato da Fondazione Marche. Il 25 marzo al Teatro delle Muse di Ancona si terrà la cerimonia di premiazione dei progetti finalisti dell'edizione 2014 e di lancio dell'edizione 2015. E anche quest'anno Radio Arancia con la sua produzione video accompagnerà i finalisti verso questo appuntamento. Lo faremo attraverso una serie di puntate in cui li conosceremo meglio e cercheremo di farci raccontare in pochi minuti qual è la loro idea di impresa. Entriamo nel vivo della puntata parlando di un bastoncino che promette di rivoluzionare il modo di fare le nostre passeggiate. Si chiama Rodway e ce lo presenta Roberto Senzacqua. Facendo queste belle camminate, lunghe passeggiate, ci aiutavamo con dei bastoncini normali. Abbiamo pensato di migliorare questa camminata aggiungendo a un bastoncino una ruota in gomma. L'idea, apparentemente semplice, nasconde un'utilità notevole per il corpo. Un bastoncino che in pratica ha un manico trasversale in cui uno appoggia la sua mano tranquillamente senza impugnarlo. Poi sulla punta del bastoncino c'è una ruota che gira solo nel senso di marcia. Quindi nel movimento automatico della camminata questo bastoncino si inserisce perfettamente nella tua camminata. Non ci sono impatti sul terreno, perché il bastoncino non viene alzato ma viene trascinato, diciamo, dalla persona, quindi non pesa, non ci sono impatti e la mano è sempre completamente aperta sopra il bastoncino, la mano è appoggiata al bastoncino. In pratica riesci a riprogrammare la tua postura col movimento automatico che viene fuori da questo bastoncino, è il tuo corpo, insomma, ti sincronizzi con il bastoncino e automaticamente riprogrammi la tua postura naturale. Anche il gruppo che ha base nella provincia di Fermo ha trovato in eCapital un supporto per lo sviluppo del progetto. Con eCapital è stata una bellissima esperienza. Diciamo, noi avevamo questa idea e non sapevamo, diciamo, come esprimerla, come presentarla. Quindi eCapital ci ha dato la possibilità e gli strumenti conoscitivi per poter presentare questa idea a eventuali imprenditori oppure alle banche per chiedere dei finanziamenti. Oppure, ecco, il discorso dei brevetti ci ha informato su tutti gli aspetti per avviare un'azienda e costruire veramente questa nostra passione che è diventato questo bastoncino, questa nuova idea che noi vogliamo far conoscere a tutti, ecco. Con il prossimo progetto ci occupiamo di bioedilizia. In tempi recenti la costruzione di case in paglia, dopo essere partita dai paesi anglosassoni, si sta diffondendo lentamente anche nel sud Europa. Donato Pirro ci parla del suo progetto che si chiama P-Wall. Il nostro prodotto è un prodotto modulare, un prodotto prefabbricato in paglia. Ossia è una parete costruita in stabilimento, fatta principalmente da una struttura in legno, con il nucleo in paglia e in intonaci naturali sulle varie facciate. Questa parete è molto, dato che è una parete prefinita, perciò prefinita in stabilimento, ha le garanzie maggiori rispetto a un prodotto fatto in opera. Ecco. In Italia, nonostante la grande diffusione di case, non è mai decollata l'autocostruzione. Quali sono i vantaggi derivanti dall'uso di questi materiali? Il vantaggio del benessere, ossia la parete è una parete traspirante, per cui non abbiamo problemi di muffe, non abbiamo problemi di umidità all'interno degli ambienti. L'altro vantaggio è a livello di salute, perché tutti i materiali che costituiscono il prodotto sono naturali, perciò non contengono formaldeide, perciò non nocivi per l'uomo. L'ultimo vantaggio è a livello anche sociale, ossia tutti i prodotti, se non i prodotti che normalmente vengono utilizzati in edilizia, circa il 40% di questi prodotti emettono emissioni per gas serra. Il nostro prodotto invece di emetterli li assorbe, ossia dato che il prodotto è composto da paglia e legno, nella loro vita assorbono il CO2,
Donato Piro non fa il costruttore di professione, è infatti un perito elettrotecnico. Anche grazie ai Capital è riuscito ad integrare le sue competenze con la sua passione per l'ambiente. Per una persona che vuole creare una impresa, ha delle basi minime, ecco, perciò non riesce a sviluppare tutti i vari aspetti che occorrono proprio per creare una nuova idea imprenditoriale. Perciò è stato molto utile proprio, ecco, avere queste nozioni, a fare questi incontri e anche tramite le varie lezioni approfondire ogni singolo aspetto. Andiamo ora a parlare di benessere. Esistono in commercio vasche e idromassaggio che integrano al loro interno attrezzi fitness come ciclette o stepper. Le loro funzioni sono utili ed interessanti, ma come renderle migliori? Beh, ci ha pensato Giovanni Di Sciascio insieme ad un gruppo di amici. Ad oggi le vasche idromassaggio presenti sul mercato sono realizzate installando tutti i componenti meccanici, quasi sempre una cicletta tradizionale, all'interno della vasca. E questo comporta, diciamo, innanzitutto una difficile sanificazione della vasca e quindi una certa repulsione da parte dell'utente all'utilizzo e anche da parte degli esperti del settore nel lavarla. E un grande volume della vasca e quindi un consumo d'acqua elevato e anche l'impossibilità di avere una regolazione tecnologicamente avanzata. La loro vasca idromassaggio sarà diversa, più rispettosa dell'ambiente e performante. Noi invece proponiamo appunto una vasca in cui tutte le parti elettromeccaniche sono portate fuori dalla scocca e internamente alla vasca ci sono solamente i componenti con i quali l'utente deve agire, ovvero pedali, sella, manubrio. Così facendo riusciamo appunto a portare appunto tutte le parti meccaniche fuori e permettere appunto una sanificazione migliore della vasca, che si presenta appunto anche più pulita dal punto di vista estetico, e riusciamo appunto anche a consentire una regolazione tecnologicamente più avanzata della seduta. Dai Capital ci aspettiamo che ci faccia vincere, perché grazie ai soldi della vincita riusciremo a realizzare il prototipo e a far vedere appunto il prodotto a clienti e esperti del settore. Il nostro sogno è quello di realizzare un'impresa che appunto possa dare lavoro, speranze e anche contagiare chi ci lavora all'interno. Per questa puntata è tutto. Appuntamento a domani. Continuate a seguirci sul canale YouTube di News Marche e sul nostro sito e sulle pagine Facebook di eCapital, Radio Arancia Network e News Marche.